così diamo un po' di freschezza ancora di più. Guardate che bello questo piatto. Stanchi di mangiare il pescetto alla solita maniera? Oggi vedo una dritta di quelle fantastiche. Faremo una bella rana pescatrice o coda di rospo con olive da giasche, rosmarino, limone e un po' d'aglio. E un goccetto di vino con lo buono, sempre quello. Allora, iniziamo subito. Da che cosa? Dall'aglio. Adesso è il periodo che c'è l'aglio fresco, quindi compratelo, che è veramente più profumato, meno invasivo, più dolce, più saporito, più gustoso. Vedete, lo vendono a mazzetti così, circa 2-3 teste d'aglio attaccate. Questo mi si è un po' asciugato, sono una settimanella che ce l'ho. E guardate là, lo specchio com'è. È bello, pulito, lucido, bianco, ancora non si è seccato. Quindi, facilissima sta ricetta, facilissima! Allora, aglio, così, olio, oggi abbiamo Agostino, Sommariva, taggiasche, quindi che facciamo? Sempre il solito discorso, abbiniamo l'olio come abbiniamo il vino, quindi oggi un olio delicato che accompagna il pesce, che sa abbraccia, so sbaciucchia, così, ok? Poi, il pesce, eccolo qua. Qualcuno dice, mamma mia quanto è brutto, che gli hanno fatto sto pesce? Allora, questa è una coda di rospo, ora una pescatrice. Gli ho fatto togliere le branchie perché normalmente sono piene di terra, di sabbia, scusate. Poi, i denti, gli ho fatto togliere che cosa? L'interiora che normalmente si fanno subito togliere. Poi che facciamo? A casa, la pelle è stato spellato. Questo è una coda di rospo, ora una pescatrice italiana. Ma tu dici, come fai a riconoscerla? E poi lo dico io. Normalmente questo pesce, quando viene da fuori dall'Italia, viene senza testa, decapitato. Ma godete da metà. Perché quando questo viene senza testa, e vedete qua, queste belle guanciotte, facete un bacio, faccio. A parte baciarlo, se è buono, profumato come questo qua mio, voi che fate? Tagliate la coda, tagliate le pinne, tagliate quelle cose che non si possono mangiare, no? Allora, questo è un pescetto da 7 etti, 8 etti massimo, e guardate la freschezza, lo vedete che è fresco, quanto è lucido. Questo calcolate che è stato spellato, però guardate proprio. Oh, poi l'odore, dovete metterci il naso. Io qua abbondiamo di naso. Dovete sentirlo. Se non dà odore, è fresco, è buono. Grazie Maria di questo pescetto che mi hai dato. Questa qui è la testa, questa è la coda, ma ci sono di varie pezzature, addirittura arrivano a 15-20 kg, roba enorme. E le nostre sono un po' piccoline, difficilmente si prendono cose grandissime. Accendiamo subito, facciamo rosolare un po' l'aglio nell'olio. Due parole sul pesce. Questo è un predatore, questo è un pesce che si mette sulla sabbia, si mimetizza un pochettino, poi apre, mette questa antennina che fa un po' da canna da pesca, e poi c'ha i dentini tutti quanti aperti così. Appena si avvicina al pesciolino, ammete! Te se mangia sto pesciolino. Quindi è un carnivoro, è un bel pesce, e poi c'è una carne fantastica, questa piace a tutti perché è povero di spine. Vedete che bella ciccetta, c'è solo la spina centrale. Allora, questo mi entra perfettamente dentro questa padella, anche grazie al fatto che ho tagliato queste spine, queste pinne, questa coda. Adesso lo facciamo rosolare un pochettino, bene, bene, bene. Poi, non ve lamentate, subito già lo so, gli schizzi. Oh, bisogna cucinare, lasciatelo andare, divertitevi. Rosmarino del terrazzo di casa mia. Così, perfetto. Lo facciamo ben ben rosolare. Ah, ecco qua, bello. Prima era una bella rosolata, bella così, cattiva, capito? Bella violenta. L'occhietto mi sta a guardare brutto e dice, che me sta a fare? Ma che me sta a fare? Poi giro, così, piano piano. Quindi lo facciamo in padella tranquillamente, senza nessun problema. Con la pinzetta, quindi un modo nuovo anche da mangiare un pesce, però senza. Tanto qual è il rischio? Se facciamo pesce, i condimenti un po' troppo particolari, poi copriamo troppo il gusto del pesce, soprattutto nel pesce fresco. Se è un pesce fresco dobbiamo rispettare quello che la natura ci ha dato e quel povero pescatore ci ha pescato. Ok? Giriamo. Ah, così. Adesso che è successo? L'olio si sta quasi attaccando sul fondo. Che facciamo? Prendiamo un po' di vino. Allora, il vino che prendiamo è lo stesso che ci vogliamo, così l'abbinamento è perfetto. Abbiamo Imperatori, Stefano, ciao, un abbraccio, e Viognier,
lo fanno a Frascati, una cantina meravigliosa, non una visita, bellissima, ho stata una bella mezza giornata. Poi vado così, bagno, ah, e facciamo ancora più schizzi, tanto lo pulisco io, pulisco io. Non date retta agli altri, non date retta agli altri. Guarda Mario quanto fumo, Mario, guarda il fumo! Perché è un modo diverso di cucinare il pesce? Perché normalmente il rosmarino, l'aglio, il vino, lo stiamo trattando quasi come una carne bianca. Una carne, ma una carne bianca, come un coniglio, come un pollo, perché è simile a una cacciatora. Adesso aggiungiamo un altro po' di vino, poco poco, mettiamo un po' di acqua, così. Adesso aggiungendo il liquido, il giusto liquido, senza riempirlo, perché più liquido mettiamo più diventa bollito, invece noi vogliamo cotto, umido, ma asciutto, non bollito, ok? Appetitoso. Vedete? Sì e no, è mezzo litro di liquido sul fondo, vedete? Pochissimo, eh. Poi metto il limone fresco, bello, non trattato, non deve essere forza esolente, deve essere il limone non trattato, pure quello del vicino di casa, è ancora più buono, quello che vi rubate. Poi, ecco, tre scorzette. Poi due olivette di quelle buone d'agostino, sono denocciolate queste e conservate sott'olio. E sott'olio che facciamo? Buttiamo, lo mettiamo qua dentro, yeah, vai. Poi mettiamo un po' di sale, così, poco poco, così. Mettiamo un po' di pepe, così. Poi abbassiamo un po' la potenza di induzione, media, media. Poi mettiamo il coperchio e lo chiudiamo. E ti posso, non si chiude, io le taglio. Taglio così, vedete? Ah, così. Ecco qua, coperchio, così. E quanto tempo lo dobbiamo far cuocere? 10 minuti adesso, da quando l'avete rosolato, quando avete messo tutto il liquido, 10 minuti. E tra 10 minuti lo andiamo a controllare. Nel frattempo, beviamoci un goccetto di vino, tanto che stiamo qui, stiamo aspettando, quindi beviamo un goccetto di vino. Così cominciamo ad abituarci, vedo, all'abbinamento. Siete quello che abbiamo messo dentro la padella e quello che ci stiamo bevendo. Perfetto, il pesce è perfetto, fresco, buono. Ah, sono passati in circa 10 minuti. Adesso, vedete? Ha tirato fuori tanto liquido, questo ha fatto sì, ha sviluppato il vapore e si è cotto bene il pesce. Però non è tutto cotto, e poi con tutta stacquetta sono mangiato. No! Quindi mettiamo al massimo, facciamo asciugare, facciamo tirare un po' il guazzettino, questo guazzettino qua che c'è. Adesso facciamo tirare un po' la salsetta, ancora ci vuole un poco per la cottura, perché guardate qui, il pesce non si stacca, la carne non si stacca dalla spina. Un altri 5 minuti, perché poi che cosa fa questo pesce? C'ha molto collagene e fa, vedete questa salsetta, la fa cremosa, la fa, è una figata, è fantastica la cottura di rosa. Vedete la salsetta come è spessa? Non è acqua, è bella spessa, perché proprio grazie al collagene che ha questa, la pelle della cottura di rosa, ora la pescatrice. Facciamo bene asciugare e fra pochissimo è pronto. Guardate, guardate qui, che bella salsettina che si è creata. E cominciamo a vedere il pesce, no? Vedete? Faccio così col coltello e già si stacca, si comincia a staccare. È fantastico, perché così ci avremo una carne che rimane umida, cotta e morbida. Una cosa fantastica. Mentre questo è un pesce difficile da cuocere, perché con facilità si può asciugare, ok? Ci siamo. Qua c'è un bel pezzo di pane però, eh. Non lo preparo io. Vai bel pane. Vai. Ci abbiamo tutto. Il pane ce l'abbiamo. Il vino ce l'abbiamo. Quello buono. Che volete di più? Di belle fette. Le mettiamo sotto al pesce e lo andiamo a servire. E il pezzetto così faccio la scarpetta io. Pronto. Spengo. Allora, sì, per quanto è delicato e per quanto è fresco questo pesce, non sembra nemmeno che stiamo cucinando il pesce, sembra veramente che stiamo cucinando il coniglietto o il pollo alla cacciatora, perfetto. Piatto, un goccetto d'olio, così. Gli diamo una mescolatina, è bella salsetta. Assaggiamo se è giusta di sale, perché il sale non abbiamo messo quasi per niente. Mario, assaggia il pescetto! Mamma mia, è buono ragazzi! Adesso prendo il pescetto, prendiamo la porzione
giusta. Ecco, questa parte qua, non buttate niente, non buttate niente, qua è tutto da rosicchiare, eh? Tutto da rosicchiare qua, eh? E ora faccio della parte più buona, qual è? La mangio io. Ah, qua abbiamo la codina e qui è la parte dove c'è più ciccio di tutte quante. Adesso mettiamo sotto un po' di pane, mettiamo la coda così, perfetto. E adesso la salsetta qua. Vedete che è bella densa, senza, non abbiamo messo niente, eh? Non c'è niente qua, non ci stanno la maizena o la fecola di patate, non c'è niente, è tutto quanto ottenuto dal collagene di questo pesce, fantastico, guardate, poi, buonissimo ragazzi, un po' di rosmarino fresco, ecco così. Così diamo un po' di freschezza ancora di più. Guardate che bello questo piatto. Adesso a me la parte più buona, quella delle guance. Addirittura, che fanno? Vendono a parte proprio le guance. Guardate qua che roba, guardate. Aspetta, caperuma, segui qua. Olivette. Lo devo spiegare, lo devo dire. Devi masticare. C'è presente, un po' assomiglia alla mozzarella di bufala quando è fresca fresca, che è un po' callosetta, che la mordi e dentro poi ci sta tutto il latte. La stessa cosa sta guancetta di questo pesce. E la consistenza di tutte quante altre altre. È una bontà, dovete rifarlo, buonissimo. Mi raccomando, pesce locale, pesce italiano. Alla salute. Buono pure il vino oggi, mazzo. Fantastico, sta benissimo. Vai, passeggia il pescettino. Come fa il pescetto? Come fa il pescetto? Come fa? Com'è? Buono amore? Ma tu non fai testo, ormai non ci credete più. Si mangia tutto questo, non è vero. Non è vero. Non è vero che si mangia tutto. Voi provate a far assaggiare un'altra parte bellissima. Volete le canasse? Me l'ha attaccata alla mascella, senti un po'. Vuoi il sughetto? Vuoi il pane col sughetto? Eh? Il pane col sughetto lo vuoi? O vuoi il pescetto solamente? Fammi un po' un attimo capire. Tieni. Guarda, a te la parte migliore, eh? Assaggia un po'. Tu vuoi il pescetto, vuoi? Hai capito? Non vuoi il pane, dammi il pesce. Guarda, che... vai, mangia. È scappato. Con un corbottino. Allora, guardate. Facilissimo. Vedete? Così. Ecco, un attimo. Vedete? Così. E un attimo, e guardate la carne, è bella, morbida. Allora Mario, vai. Ti piace? È un buon tavolo, ragazzi. È buono, sì. Perché il vino qua, l'olivetta e il rosmarino è perfetto. Volete farlo fare l'acqualina? Ma glielo diamo, eccolo qua. Vai, muto dopo a te, aspetta un secondo. Vai, guarda così, provate il bagno così. Lo smaglio tutto, lo sputi. Vai, ragazzi, rifatelo anche voi, ai vostri bambini. Un bacio, un abbraccio da casa Mariana. Mi raccomando, commentate, likeate. Che vuoi, un altro? Aspetta un secondo. È buonissimo. Un abbraccio da casa Mariana.